Ciao a tutte ragazze, sono qui oggi per presentarvi due nuove linee della Lepo che mi hanno presentato da poco e volevo condividerle con voi, volevo farvi vedere un pochino insomma le novità che troverete in erboristeria o anche nei negozi che vendono alimentazione biologica, forse trovate qualcosina, o online ovviamente. Allora, la prima è una linea per le unghie, niente di innovativo sicuramente, è la linea Magnetic e Mineral, ed ecco qua, è una nuova linea di smalti, spero si veda. Dice originali sfumature ed effetti tridimensionali, luminosità e copertura perfetta, ottima tenuta, senza formaldeide e senza tolene. Ovviamente sono adatti a donne in gravidanza, quindi l'incio è buono. Questi qua sono i colori che dovreste trovare, insomma. Quelli qua si parte da un blu oltremare, un azzurro cangiante, un viola profondo, lilla, fucsia, bronzo dorato, tortora, verde giada, antracite e sabbia. Quindi queste sono le tonalità, questi qui sono gli smaltini e nel tappo c'è la calamita e voi potete realizzare, vediamo un po' se riesco, questi diversi tipi di disegni, ovviamente se li volete in orizzontale, in verticale, insomma potete creare dei disegni. Oddio, questa è una prova sullo scotch, vabbè, non è niente di che, però insomma era per rendere un po' l'idea. Questi qua sono applicati così. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere insomma un pochino i colori. Purtroppo la carta è un po' lucida, quindi forse un po' riflette. Niente, quindi questa qui è la linea magnetica. A me personalmente non fanno impazzire, ma non sono una fan della nail art in genere. Mi piace moltissimo guardarla, ma prima non sarei capace di realizzare niente su lungo, e poi non mi fa impazzire, mi piace il colore pieno, normale. E niente, vabbè, comunque anche loro, come linea naturale, sono usciti con gli smalti ad effetto magnetico. L'altra linea invece mi piace molto di più ed è questa qui, che è la Smart Makeup Collection, sono nuovi colori del trucco minerale della Lepo. Andiamo a vedere. Allora, per prima cosa è uscita la polvere di riso colorata, perché la Lepo è sicuramente famosissima per la polvere di riso, quella bianca trasparente. Fa ancora le polveri di riso compatte, quella però della linea per pelli grasse con la bardana, e quindi adesso invece ha fatto anche la linea di ciprie in polvere libera, e ci dice una polvere a base di amido di riso, ceramidi vegetali, polveri e pigmenti minerali al 100% naturale, dal colore passepartout, sabbia naturale, dalla texture multifunzione, adatta a tutte le carnagioni, uniforme perfettamente il colorito, toglie ogni traccia di lucido, opacizza la zona T e allo stesso tempo mantiene idratate le zone aride del viso, lasciando la pelle estremamente levigata e morbida. Quindi ecco qua, quindi la colorazione è unica, è una colorazione diciamo neutra, perché non è rosata. Non so se si vedrà qualche cosina, ma insomma ci ho provato. Comunque, quindi polvere di riso. Dopodiché, quello che mi è piaciuto di più sono questi Kajal duo, eccoli qua, in tre colorazioni. Si vedrà qualcosuccia? Speriamo. Sono un classico bianco e nero, che mi piace molto. Poi abbiamo un celeste e un blu, quindi un azzurro cielo e un blu notte, e un cipre verde smeraldo, che anche questa mi piace tantissimo. Questi tre colori sono stupendi. Sono morbidissime, veramente morbide. Si possono ovviamente usare sfumandole come ombretti, oppure si possono usare per creare una specie di riga d'eyeliner. Ho qua i due tipi di utilizzo. Mi piacciono molto, sono agli oli di mandorle dolci e sesamo,
Sono Cajal due colori per definire lo sguardo con un trucco di grande effetto. L'abbinamento chiaro-scuro permette di creare giochi di luce e colore che rendono lo sguardo più intenso e accattivante. La sua texture morbidissima a base di oli e cere vegetali permette un'applicazione facile e veloce. È disponibile in tre abbinamenti di colori, va bene. Dopodiché, sempre di questa nuova linea, hanno fatto un mascara waterproof nero, questo qui. Il mascara waterproof in realtà già c'è, già lo fanno, però l'hanno fatto nuovo perché già c'è il mascara classico. Ah, perché questo è extreme waterproof, perché pare che sia anche in grado di non sciogliersi con le lacrime, almeno questo dicono. Dice a prova di lacrime, con olio di jojoba, è un mascara extreme waterproof lepo, è resistente all'acqua e dura a lungo sulle ciglia, in tutte le condizioni. Arricchito con olio di jojoba, olio di seme, olio di germe di grano e cera d'api. Dona volume alle ciglia facendole apparire più lunghe, definite e regalando una maggiore intensità allo sguardo. Adatto in ogni situazione, al mare, in piscina, in climi particolarmente umide. E vabbè. Quindi mascara waterproof e per finire due matite labbra che vanno ad arricchire la collezione perché non ce n'erano tante, ed è il 60 che è un rosso intenso e il 61 che è un rosa brillante. Eccole qui, questi sono i due nuovi colori delle matite labbra. Ecco qui, la Lepo fa delle matite stupende. Labbra dai contorni, questa qui è con cera d'api, labbra dai contorni più definiti con i nuovi colori delle matite labbra, la cera d'api, rosso intenso e rosa brillante per labbra sempre alla moda, da abbinare ai rossetti Lepo. Le matite si possono applicare anche da sole, definendo prima il contorno e riempiendo le labbra con il colore, con piccoli tratti di matita. E la signorina nella foto qui, ora, è ritoccatissima, perché il colore, qua sembra addirittura quasi un arancione, ma credo sia il rosa brillante. Questo qua. Comunque, niente, questi erano i prodotti della nuova linea che si chiama Smart Makeup Collection. Eccolo qua. Niente, volevo farvi vedere insomma le novità che troverete un po' in giro della Lepo. Spero vi sia piaciuto. Un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!